è l'arteria che congiunge Contrada Palombaro nel territorio di Barletta al Santuario della Madonna dei Miracoli e alla sede legale della provincia Bat nella città di Andria. Parliamo della strada provinciale 25, ancora meglio conosciuta ed indicata sulla segnaletica come ex 124, la via che costeggia luoghi simbolo del nostro territorio come Cane della Battaglia e la strada dell'Olio, attraversando contrade importanti come quella storica denominata Terricciola. Un percorso che purtroppo rischia di perdere gran parte del suo fascino a causa dell'enorme quantità di rifiuti di ogni genere che vengono abbandonati con disarmante puntualità ai due lati della carreggiata. Non è un caso quindi se la pulizia straordinaria delle strade extraurbane promossa dalla campagna di sensibilizzazione Ambientiamoci, su iniziativa della provincia di Barletta Andria Trani, sia partita proprio da un tratto della provinciale 25. Questa mattina a inaugurare i lavori di bonifica c'erano il presidente della provincia Francesco Ventola, il vice sindaco di Andria Pierpaolo Matera e l'assessore provinciale all'ambiente Gennaro Cefola. Purtroppo quello che notiamo tutti quanti è l'abbandono indiscriminato di rifiuti sugli scili delle strade. Questa è una cosa che ovviamente crea notevoli problemi su quello che è l'incidenza sull'ambiente e su quelle che sono poi le situazioni che ovviamente mortificano chi all'ambiente ovviamente lotta per l'ambiente e ci crede. Quello che stiamo rinvenendo è veramente allucinante, per cui tra l'altro gli investimenti che stiamo facendo su questo step, che sono oltre 150.000 euro, sicuramente avremmo preferito spenderli in qualche altra maniera, sempre ovviamente con riferimento alla tutela ambientale. Non si tratta solo di tutelare l'ambiente e rilanciare lo sviluppo di una zona dalle grandi potenzialità turistiche, ricorda Cefola, perché l'inciviltà di chi non si preoccupa di gettare rifiuti nelle campagne o ai bordi delle strade provinciali può generare danni economici per le comunità circostanti e pericoli per l'incolumità delle persone. Se vogliamo puntare, come stiamo puntando, sul turismo, è chiaro che tutto quello che ci circonda deve essere pulito, non deve essere invece aggredito da degli incivili, che purtroppo stiamo verificando che ci sono tantissimi, perché c'è un abbandono incredibile di rifiuti, ma i cili delle strade. Qui ad esempio si creavano delle esondazioni, perché ovviamente avevano occluso quello che è lo scolo delle acque piovane e naturalmente quando poi c'erano delle grosse piogge con questa occlusione c'erano delle esondazioni. Quindi si crea non solo un danno alla salute, un danno all'ambiente, ma anche un danno al pubblico o a quelli che sono i contadini che lavorano in questa zona.